Eccomi qua, tornato a casa. Io non lo so, però qua qualcosa nel mondo sta cambiando, perché cioè ci sono quasi 15 gradi, è febbraio, si respira un'aria di primavera, ma si respira anche un'aria di mountain bike. Faccio girare le gambette. Questo è il panorama, lago alle spalle. Oggi vado a trovare la mia fattoria preferita, Lager 7. Lager, arrivo. Ciao. Dopo la rabbia ho avuto un po' di riposo. Invece sono stato chiamato all'ordine dal capo brigata e devo andare a Nizza a menare. E si parte! Mi dispiace solo per una cosa. Non mi sono tagliato i capelli. Accidenti, accidenti. Accidenti, accidenti. Accidentaccio. Autogrill. Autogrill. È la prima volta che vado in macchina ad una corsa da professionista. No, forse un'altra volta, ma guidava qualcun altro. Le faccio il corridore, eh? Vabbè ragazzi, oggi va così, eh. Cosa volete che vi dica? Panino, un dolcetto, caffè, Coca-Cola. Devo andare a correre, via, via, via! Il mare! Arrivato a Nizza e sono circondato da montagne, il che non mi piace molto. Devo essere sincero, da un punto di vista tecnico ciclistico proprio, eh? Niente ragazzi, spero di farvi un po' capire come funziona la gara qua, di raccontarvi un po' di background. Ho già dato la mia biciclettina ai ragazzi. Ok, sono arrivato in camera, tutto molto bello, ordinato. Ok, letto grande, letto piccolo, letto grande, letto piccolo. Chi sarà il destinato, il predestinato? Allora, non lo so. Qui è sempre Natale, raga. Ma che bello. Sporful ancora ci regala roba. Ok, ho bisogno di una doccia. Queste sveglie mi distruggono. Ciao. Allora, raga, io sono un po' agitato, ma qua. Vediamo. Diversi gusti, grosso, arancione. Avrivo un cazzino? No, perdono, giallo, rosso. Perdono, blu. Adesso decido. È bella strada, però per allenarsi, non percorrere. Poi qua sarà. Qua sarà. Hello? My name. Ah, poi ti taglio. Julien, yeah, actually it's my second race and pretty excited because it's in France and you know, new bus, new teammates and everything quite new, so pretty a bit emotion and I feel good and after Saudi recovered well, so we'll see. It's pretty hard race but we are ready. Thank you. Wow, quanta gente. Le Tour d'Italie espoir avec des applaudissements sur les routes françaises et ciao. Merci. Ciao ciao. Daniel. Ciao. Mi sto registrando per il tuo vlog. Grande. Ciao. Ah! Perdon. Ciao ragazzi. Niente, io sono Gabriele, lavoro con Daniel nel team in Total Energy e niente, basicamente ho trovato la sua GoPro lì abbandonata sul pullman mentre lui è in gara qui in Francia a Lodbar. E ho pensato perché non inculargliela e finalmente fare un video un po'
po' interessante, un po' diverso rispetto ai suoi vlog. Cosa succede? Io sono un po' tutto fare di Sagan, io sono anche su schiavo basicamente, e mi ha chiamato il direttore che vuole sapere com'è l'ultima curva e soprattutto a quanto è dall'arrivo, per cui io che non sono mai andato in bicicletta una volta nella mia vita, non capisco un cazzo. Niente, sono arrivato all'ultima curva, l'ho trovata, qui davanti c'è l'arrivo e niente, ho dato le informazioni che dovevo dare e speriamo che le sappiano utilizzare bene e niente, torno all'autobus a fare un po' di lavoro per cui mi pagano e niente, so che vi ho dato ancora un minuto di allegria, così non vedete solo il suo faccione. No ragazzi, trasferimento infinito, lunghissimo, tappa durissima, infinita. Vorrei fare una puntata tutta così. Potrei proporlo. Un vlog d'arte. Ho trovato la prospettiva perfetta. No dai, a parte gli scherzi raga, cioè oggi è stata tosta, non è stata la più tosta della settimana perché domani e dopodomani si presentano due belle... Oggi ho avuto l'impressione che l'organizzazione, adesso non voglio fare polemiche, lungi da me, però è stata cazzarola un po', come dire... La partenza tosta perché tutti scattavano, tutti volevano andare in fuga, però probabilmente forse è un problema anche della costa. E c'erano un sacco di rotatorie, sparti traffici e purtroppo era difficile anche probabilmente per le forze dell'ordine fermare le macchine, chiudere certe strade, quindi abbiamo dovuto fare un po' di numeri per schivare le macchine. Poi comunque c'è stato un finale mega tosto, c'era questo strappo, vabbè, andava a due scalini importanti, uno un chilometro, un po' di piana e poi un altro chilometro dove ci sono stati degli scatti, siamo riusciti a scollinare davanti io e Anthony Turgis e poi gli ho dato una mano per fare la volata che ha chiuso al secondo posto. Grandissimo, fighissimo e fa ben sperare per le classiche, quindi bravi. Wow, bravi. E non sono anche lunghe? No, 11? 11 sì, ma i 20 minuti? Ah, 21 minuti, 10, ok. Sì, sembra una bella tappetta, vero? Sì, sarà per gamba buona. Per fare la gamba buona? Sì. Spero di non avere più. Was hard, eh? Oh yeah. Today the worst one. Good. No. Ciao. Oggi la tappa più dura. Beh, su due. Domani sarà ancora peggio. E poi ve lo racconto. Aspetta. Devo prendere fiato. Tappa decisamente di montagna, ok? Le Alpi Marittime oggi sono state le protagoniste. E arte a parte, è stata una tappa velocissima da subito. La Lotto voleva controllare a manetta e ci è riuscita benissimo. Oggi Bellens voleva fare la tappa, era chiaro, e quindi è stata controllata fin dall'inizio. Piccola fuga andata via tranquilla e poi la Lotto ha fatto il tempo, quindi hanno tirato sempre loro, tranne nelle ultime due o tre salite di circa 5-6 km. E nelle ultime salite si sono fatti vivi anche la C2R, l'Arkea con Quintana, e volevano fare proprio il ritmo forte, il ritmo alto, il ritmo da sfiancare tutti.
Non lo so se hanno sfiancati tutti, sicuramente hanno sfiancato me, però diciamo che abbiamo messo il nostro, diciamo, uomo di classifica, il nostro Villermoz, e abbastanza bene sull'ultima salita e ha fatto quello che ha potuto. Diciamo che anche lui ha avuto un po' di influenza anche nelle settimane scorse, quindi era un po' un po' stanco. Una cosa che odio e oggi ho visto e ho subito in maniera veramente brutale, mi sento quasi offeso e mi sento quasi, come si dice, mi sento violentato. Capisco che ci sono dei problemi fisiologici, ok? Quindi la pipì bisogna farla e ci sta, ovvio. Specialmente, diciamo, nella prima parte di gara, ok? Ci si può fermare, il gruppo non è così assatanato, quindi non è un problema tornare in gruppo, ok? Quindi si ferma, si fa pipì, si torna dentro. Nel chilometri un pochino più, nei chilometri finali, dove la corsa è un po' più, no, accesa, concitata, tutti che vogliono, comunque la velocità è altissima, ci sono i corridori che riescono a fare la pipì dalla bicicletta in piedi, ok, dalla bici, e ci stira giù un po' il pantaloncino e si fa la pipì. Questa cosa mi ha fatto andare fuori di testa, non tanto per l'azione di fare la pipì in bicicletta, che capisco, ma puoi metterti a destra o alla maledetta sinistra e farla sul bordo della strada e non in mezzo al gruppo pisciando addosso a tutti? Questo gliel'ho urlato, mi sono permesso anche di spruzzargli un pochino di acqua con delle maldodestrine sul suo di corpo, che comunque non era pipì, e un po' di insulti sono scappati. E non mi scuso, e però condanno, non a morte, ma condanno questa pratica che veramente odio. E invece vorrei premiare l'arte. Voglio premiare l'arte. Contemplarla. Ok, l'ultima tappa. Tosta. Quasi la più tosta, partenza in salita, brutale, e c'è un po' l'ansia del fuggi dopo gara, perché chi ha l'aereo, chi deve andare in macchina, insomma tutti devono essere organizzati, perché finiremo verso le 5, purtroppo c'è chi dorme, io partirò domani per più presto, però ecco, dipenderà un po' da così. Valigia fatta, i panni sono tutti stesi, sono asciutti, ottimo, un bello posto, calzini, borsa e il nostro quadro, quasi quasi me lo porto via. Cosa? Sono già per il tuo blog, farà un sacco di visualizzazioni solo perché devi aspettare. Via. Fuoco. Une très belle course puisqu'il termine quatrième derrière Nairo Quintana, le vainqueur. Andiamo a casa! Alla Chiscu? Non so chi è stato. Ieri sera era troppo cotto per partire e infatti sono partito stamattina presto. Non si vede niente, eh? È buio pesto. È buio pesto! Non c'è nessuno! Perfetto! Appena superato il confine Italia, sono le 5 del mattino e si torna a casa. A questo punto bevo il caffè a casa. Ah, buio! Perché parlano ancora in francese? Pronto? Niente, volevo un po' fare il punto di questa gara che è andata, devo dire, molto bene. Oggi il Grand Prix de Plumelec, on applaudit le français Julien Simon. Il è italiano, il viandotto. Quinto posto in classifica generale per uno dei nostri, Villermoz. E per noi è stata una gara bella in generale, un weekend molto positivo.
è stata molto dura proprio dal punto di vista fisico, perché era parecchio, c'era parecchia salita e è stata una gara importante per la preparazione alle classiche che cominceranno la prossima settimana. Sarà l'opening weekend importante, lo chiamano opening weekend questa fine settimana di apertura, quindi ci saranno due classiche, il sabato e la domenica. Io ne correrò solo una il sabato a Omloop Nieuwsblad. Omloop Nieuwsblad. Sono un po' stanco. Oggi era Radio DJ, diciamo l'argomento della mattina era zero voglia di o tanta voglia di fare le cose. Io ho zero voglia di guidare altri 300 km. Vorrei citare poi una battuta, la rubo spudoratamente a Giacomo Nizzolo, scusami Giacomo. Lui l'aveva detta in un contesto di Tour de France, dopo un paio di salite anche piuttosto lunghe, fatte un pochino, no? Fortino, lui dice: pensavo di venire in Francia fine estate a farmi un po' di giri in moto, ma mi sa che le ho già fatte, riferendosi al fatto che queste discese le facevamo come i motociclisti, cioè buttavamo giù il ginocchio, sembrava di essere davvero in pista. Direi che qui al giro del Tour delle Alpi Marittime siamo andati molto vicino, anzi direi che queste discese riprendevano proprio, sembrava di essere alle mani. Di sicuro i miei capelli stanno malissimo. Niente ragazzi, ci sarà modo di riposare questa settimana. Giovedì probabilmente andremo in Belgio per la prima grande gara sul pavé.